Controllare la caldaia è un dovere di tutti. Dal 20 giugno gli ispettori della nuova Salento Energia effettueranno le ispezioni sugli impianti termici della provincia di Lecce. La quarta edizione della Notte Rosa Trentina. Abbiamo voluto dedicarlo soprattutto alle donne della scienza, della ricerca, dell'innovazione, quindi donne che lavorano tutto il giorno in settore, su materie che poi sono di una utilità sociale per tutti quanti noi nella nostra vita quotidiana. E quindi sono proprio quell'emblema della donna che nel silenzio quotidiano poi svolge un lavoro insostituibile, come d'altronde oggi lo è per la nostra società, dove sinceramente, dobbiamo ammetterlo, noi uomini siamo diventati la parte debole, il genere debole. Dobbiamo molto alla determinazione, al coraggio, alla volontà delle donne, se tutto sommato questa società evolve e cresce anche positivamente. Si inaugura questa nuova edizione con una sfida delle donne nei temi della scienza e della tecnologia, un seminario ad hoc. Più che una sfida, un confronto, una comparazione di diverse esperienze, proprio per portare a conoscenza quelle che sono le attività che, grazie ad alcune donne appunto, che hanno deciso di dedicare poi la propria vita ad una passione, perché solo la passione motiva probabilmente quel tipo di impegno, poi si hanno appunto dei risultati eccellenti che possiamo constatare quotidianamente. Tra l'altro mi fregio di poter avere anche una mia concittadina che ha ricevuto un ambito premio nel campo della ricerca scientifica in un settore, quello dell'oncologia, quindi a noi interessa molto, viste le cause poi sociali legate appunto a questi aspetti, a questi problemi, e quindi devo dire che appunto abbiamo il piacere di ascoltare questa sera più che vedere sfidate donne che hanno un rilievo che a noi insomma crea molta soddisfazione. Su iniziativa della consigliera di parità Molendini c'è anche un premio. Sì, è un premio che diventa un riconoscimento e fondamentalmente un ringraziamento, perché la Notte Rosa o Trentina è certamente anche intrattenimento, divertimento, perché è giusto poi festeggiare insieme, ma è soprattutto un riconoscimento e un ringraziamento per il tanto lavoro che le donne svolgono. Ormai è un evento di vecchia data, vogliamo dire così, che ha riscosso tantissimi successi. Come risponde il territorio? È una delle manifestazioni a cui io sono particolarmente legato, nasce con la nostra amministrazione e quindi camminiamo di pari passo, ma è una manifestazione a cui il territorio è molto legato, perché siamo in una fase della stagione, possiamo dire quasi l'introduzione dell'estate, e quindi siamo in una fase della stagione in cui siamo ancora tutti quanti carichi e quindi in attesa di quelle che sono le aspettative che poi durante l'anno noi creiamo sulla nostra stagione turistica. Spero che possa essere un buon avvio, già le premesse ci sono, e allora festeggiamo tutti insieme questa sera. Vita da strega, oggi le donne si confrontano con dei temi sempre più importanti e riescono a primeggiare. Sì, assolutamente, forse sono solo un po' nascoste. Questo tipo di seminari e queste manifestazioni danno loro almeno un palcoscenico dove poter dire con quanta passione, quanta determinazione, quanti sacrifici e competenze portano avanti le loro aspirazioni. Sono veramente ragazze meravigliose, ragazze, anche forse meno ragazze alcune, però veramente hanno lavorato tantissimo in questa, diciamo, in questa loro vita così ricca anche di esperienze. Quindi io mi auguro che voi possiate apprezzare veramente questa notte rosa di quest'anno dedicata alla ricerca. Una manifestazione pensata per le donne in tutto e per tutto. Ci sarà anche un angolo dedicato alle mamme che dovranno allattare? Sì, c'è già infatti questo pit stop allattamento, siamo andati anche a vederle, chiaramente daranno anche una serie di informazioni sull'importanza dell'allattamento al seno. Se volete fare un salto, poi è molto interessante andare al castello, dove ci sono forse una trentina di bambini che stanno cominciando ad imparare i primi rudimenti della magia della scienza. Sono oltre 30 bimbi e 30 bimbe veramente con gli occhi aperti a quello che è il mondo. Una manifestazione questa che ormai è entrata nel patrimonio di emozioni e di interesse della Regione Puglia. Peraltro non potrebbe essere diversamente, visto il tono delle politiche
di genere, per la conciliazione, per la promozione del protagonismo delle donne che la Regione Puglia ha voluto promuovere ormai da 6 anni. Questa iniziativa si incastona, diciamo, nella storia della Notte Rosa qui ad Otranto. Questa sera un tema interessante e anche intrigante, uno spaccato di come l'intelligenza di genere può raggiungere l'eccellenza in un campo che è stato storicamente di appannaggio dell'altro genere. Questo a dimostrazione che le donne motivate in un contesto favorevole possono raggiungere obiettivi e risultati degni di nota e di celebrazione. La Regione muove sempre di più in direzione donna. Vogliamo ricordare che proprio in questi giorni c'è l'incentivo al lavoro, ad assumere le donne all'interno delle imprese con la dote occupazionale. Sì, la nostra non è stata solo una politica di principi, anzi abbiamo coniugato la nostra cultura, che è quella del rispetto delle differenze, della promozione delle donne in leggi ma in atti concreti, e tutto il piano straordinario per il lavoro è attraversato da un'attenzione particolarissima nei confronti delle donne, dai bandi per l'alta formazione al bando ultimo che ha ottenuto uno sperato ma inaspettato successo, quello appunto della dote occupazionale, nel quale abbiamo previsto incentivi più robusti per quelle aziende che avessero in cuore di assumere le donne. È stato un momento importante, anche entusiasmante. Abbiamo seguito in diretta l'arrivo delle istanze da parte delle aziende. Possiamo tranquillamente affermare che il numero di donne che entreranno nel mondo del lavoro è pari quasi al 50% di tutti i nuovi occupati, quindi un grande risultato che ci restituisce il valore delle nostre politiche, ma dobbiamo fare ancora di più in questo settore. Tra qualche settimana presenteremo altri bandi inseriti nel piano straordinario per il lavoro, che prevedono strumenti utili alla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Una donna che non riesce a conciliare i propri tempi è una donna naturalmente espulsa dai circuiti lavorativi, e quindi siamo molto impegnati in questo, con i voucher dedicati alle donne che entrano nel mondo del lavoro, a quelle che tentano di entrare nel mondo del lavoro, per l'acquisto di servizi, per la prima infanzia, per le persone non autosufficienti. In uno, voglio dire, al grande investimento che abbiamo voluto promuovere per potenziare l'infrastrutturazione socioeducativa e sociosanitaria. Voglio ricordare, perché per me è un motivo di grande orgoglio, la realizzazione di 190 nuovi asili nido, uno di questi proprio qui ad Otranto. Negli asili noi costruiamo le vere politiche di conciliazione, e anche, consentitemi di sottolineare un altro aspetto importante, negli asili nido lavorano prevalentemente donne, ragazze laureate, ragazze che trovano finalmente un'occasione per realizzare il loro progetto di vita. Quindi infrastrutture per le donne, per le famiglie, ma anche tante nuove opportunità di lavoro. E questa è, voglio dire, la mission della politica, della buona politica. Tutto il resto, voglio dire, rimane nel cassetto delle polemiche sterili, anche qualche volta stupide, che il resto della politica continua a fare anche su questi temi.